Ciao a tutti. Tutti gli amanti della lavorazione del legno cercano il modo migliore di preservare i propri utensili. Così mi è venuta l'idea di costruire una cassa per gli attrezzi, una tool chest, come direbbero gli inglesi. L'ho costruita in abete e faggio. L'abete è utilizzato per la cassa, assemblata mediante incassi a coda di rondine. Le fasce invece sono fatte di faggio. Le fasce hanno il duplice scopo di proteggere dagli urti il manufatto e anche quello di evitare che in caso di cedimento delle code di rondine della cassa, essa possa aprirsi e disassemblarsi. Le fasce sono modanate a mano e rinforzate mediante incastri o spine. L'esterno è rifinito con tempera alla caseina e olio di lino al 50% di acquaraggio. Il coperchio è costruito in modo da poter alloggiare seghe e squadre. Rispetto allo schema tradizionale, ho pensato di aggiungere un ulteriore contenitore ribaltabile per ospitare l'occorrente per la foratura. Questo contenitore può essere utilizzato in posizione orizzontale e aperto per riutilizzarne il contenuto. Ho anche ribaltato per poter manovrare i tre cassetti scorrevoli. Spostando i cassetti alternativamente è possibile accedere al loro contenuto. Quando posizionati tutti da un solo lato o dall'altro, si può accedere allo spazio inferiore della cassa, dove sono ospitate le pialle. Bene, un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.